anche loro a pieni punti, ma con una partita in più. Detto questo, l'FC Città Eterna risponde con un bottino di 9 punti in 6 partite, anche loro con una partita in meno. E una vittoria oggi potrebbe significare inseguire l'obiettivo, forse anche il sogno, di potersi andare a giocare i play-off per il prossimo anno. Quindi una partita importante per tutte e due le squadre, che ora si sono appena salutate. Si portano quindi al centro del campo e di conseguenza la partita sta per iniziare. Di tornare dal compagno. Ancora Barbarì si imbuca dentro per Covelluzzi, non riesce a stoppare, può ripartire quindi l'FC Città Eterna, il pallone poi recuperato da Mrak che può ripartire, lascia a Barbarisi che fa fuori il primo avversario, va sull'esterno, lascia per Mrak che calcia e trova il primo gol del match, punteggio quindi di 1-0 per l'Ardea, bella combinazione tra i compagni, gol di Mrak e quindi si porta a 9 in classifica marcatori. Giocato il pallone, subito la conclusione violenta, messa fuori. E quindi l'FC che riparte con Nuti che poi imbuca dentro, ottima l'uscita da parte di Mugnaini che dice di no. Quindi il pallone arriva ancora a Barbarisi che conclude, buona la parata qui di Zomparelli. Ora è passato alla squadra dell'Ardia con Carletti che gira verso Lopez. Allora Angione con il pallone tra i piedi, però Rodriguez girato verso Lopez, intanto Ardea ha cambiato tutti i suoi effettivi in campo. Vediamo ora Carletti, buona la combinazione con Angione, ottima anche la chiusura da parte dell'FC che poi c'è la conclusione da parte di Nuti, buona l'iniziativa, buona l'idea, peccato per la realizzazione per entrambe le squadre. È così che Zomparelli conquista il possesso, gira quindi per Marino che viene subito pressato, sceglie di servire Gatto che riesce a stoppare bene, poi rinduca per Marino, c'è Lopez sulla traiettoria. E ancora Rodriguez sulla sfera che serve Angioni che calcia subito, Zomparelli risponde alla grande, sarà quindi calcio d'angolo per l'Ardea. Calcio d'angolo sul pallone Rodriguez, servito Lopez, ancora Rodriguez, subito per Lopez, ritardo di marcatura, il tiro viene deviato da parte di Marino, l'Ardea trova così il gol del 2-0, gol di Lopez da parte dell'arbitro con l'FC Città Eterna che manterrà quindi il possesso del pallone con Gatto, viene poi girato verso Moretti. Moretti sceglie di andare in dribbling, serve poi il compagno Nuti, ancora Nuti in possesso, può anche calciare, poi non arriva. C'è quindi la conclusione, la parata di Mugnaini e poi il tiro largo da parte di Marino, la chiusura da parte di Perri, poi c'è Marino che non riesce nel controllo, quindi torna sul pallone Nuti. Non riesce però. Si riprende con Bernardini in possesso che lascia Barbarisi, ottimo il servizio dentro, buona anche la parata, ottimo il pallone per Mrak. Ancora Barbarisi con l'Ardea che continua a girare il pallone. Sempre manovre ragionate da parte della squadra in maglia rossa con Covelluzzi. E adesso è proprio Barbarisi che sfida l'avversario, c'è l'ottima parata di Zomparelli. Tiro murato. Arriva qui il duplice fischio da parte dell'arbitro. Finito il primo tempo sul punteggio di 2-0 per l'Ardea. Partita comunque in bilico, l'FC Città Eterna ha saputo dimostrare di saper fare male a questo squadrone, si trova tuttora a punteggio pieno, quindi siamo pronti per assistere al secondo tempo che verrà a breve. Ricominciato adesso il secondo tempo, punteggio di 2-0 per l'Ardea, in possesso appunto l'Ardea, poi arriva Rodriguez alla conclusione, tiro che non esce di tanto, pericolo per l'FC Città Eterna, forse anche deviato, parato da parte di Zomparelli.
occasione questa per provare a spegnere le speranze di rimonta della squadra avversaria, con Zamparelli che sistema la propria barriera. Si attende quindi il fischio da parte dell'arbitro. Ancora lì. Oh, già sta a me. Parte Angione, la conclusione, Zamparelli riesce a parare bene. Ora la conclusione ed è Mugnaini che questa volta si supera. Ed è quindi possesso per l'FC Città Eterna con Gatto. Il lancio da parte di Melia. Battuta alla rimessa con Barbarisi, subito pressato da parte di Gatto e arriva Mugnaini a blindare la propria porta. Ancora quindi Melia con la conclusione che arriva buona per Leopardi, poi è Gatto a concludere e il tiro esce di poco fuori. L'FC Città Eterna sta prendendo coraggio, restituisce a Mrak che sembra quasi voler trovare lo spazio per il tiro che non c'è, quindi sceglie di ricominciare da Barbarisi. Mrak in possesso, buona l'imbucata, arriva Zamparelli che mantiene il possesso della sfera, poi l'imbucata dentro. C'è quindi Moretti che pensa alla conclusione, sceglie di allargare, c'è il tiro da parte di Gatto che stampa in pieno il palo, anche sfortunato qui l'FC Città Eterna. Calcio di punizione, va a battere Barbarisi. Bene Zamparelli qui che non si fa sorprendere. Loretti che mantiene il possesso del pallone, allarga quindi per Nuti che si accentra e viene però raddoppiato, finisce per perdere il pallone ai danni di Rodriguez e quindi può partire. Serve Mrak al centro e Mrak va a segnare il 3-0 ed è quindi la doppietta personale che lo porta a 10 gol nella classifica marcatori. Raggiunge quindi Gatto, ottima azione da parte dell'Ardia che in velocità trafigge l'FC Città Eterna, punteggio di 3-0. Arriva ora la conclusione, l'altro palo colpito da Melia dopo la deviazione di Mugnaini. Comunque la partita sempre accesa e continua. Quindi Melia ad imbucare bene per il compagno che si gira, Gatto mantiene il possesso della sfera ed è Mugnaini che da per terra dice di no all'avversario, blinda quindi il punteggio e la sua porta. Sarà calcio d'angolo per l'FC con lo schema, il pallone ancora per Nuti che prova a concludere, il tiro però è largo. Rimanete, oh! Siamo ora arrivati alla metà del secondo tempo, l'Ardia conduce per 3-0, qui c'è l'errore sulla rimessa con Melia che imbuca per Gatto che poi si appoggia al compagno e Mugnaini qui si supera, parata di riflesso e di potenza. Ancora punteggio di 3-0 anche grazie all'estremo di Dini. Una manina così. Oh, Mrak. No, quello non parla proprio. Io muto. Non parlo, muto, è veramente non, muto, parlo non parlo né del giocatore praticamente perché se stai subendo di questo forte dubbio. Ma questa poteva pure. Arriva quindi il fischio, parte Bernardini che di potenza trafigge Zamparelli e fissa quindi il punteggio sul 4-0 per l'Ardia, un tiro fulmineo imparabile, quindi 4-0 Ardia, gol di Bernardini del capitano. Pressing di Gatto, i due migliori marcatori della squadra, uno che marca l'altro, ricordiamo Mrak con... non ci sono proteste, arriva quindi la conclusione di Gatto e non è gol, dice l'arbitro. Qualche dubbio sulla conclusione, che comunque l'arbitro ha segnato il non gol per Gatto che oggi
stato lì, veramente lì, sfortunato. Va dal me! Vabbè, no, però. Vabbè, uguale, no, non è sti cazzi. Allora è Gatto che prova a saltarli tutti, guadagna però il la rimessa. E ancora possesso Città Eterna, che avrebbe sicuramente meritato quantomeno il punteggio del 4-1. C'è la palla allargata per Mrak, ottimo l'intervento di Zomparelli. Conclusione, e arriva qui il triplice fischio. Una bella partita ricca di agonismo e anche di occasioni da una parte e dall'altra. L'Ardea è stata molto più cinica dei propri avversari, riuscito a sfruttare tutte le occasioni che ha avuto. Al contrario l'FC Città Eterna, peccato un po' di freddezza davanti alla porta, anche un po' di sfortuna con diversi legni subiti. Comunque bella partita, punteggio anche troppo ampio per quello che abbiamo visto. Un arrivederci a tutti, ci vediamo alla prossima giornata.